Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare, anche se io oggi lo chiamerei più che come fare una sorta di indicazioni, di news. Ricordiamoci sempre che realizzare un prodotto è molto importante, ci gratifica, ma anche personalizzarlo è molto importante. E cosa c'è di meglio che la personalizzazione con le nostre target and made personalizzate? Le target and made personalizzate si possono avere in varie tipologie di materiali. Parliamo delle copelle, eccolo qui. Parliamo dell'MDF, eccolo qua, che sarebbe un legno non legno. E poi le etichette di plexiglass, dove ci possono essere sia lo specchiato argento che lo specchiato oro, che tantissime altre tipologie. La cosa importante nella personalizzazione delle etichette è quella di sapere bene come scrivere il proprio nome su queste etichette. Dopo vi farò vedere un piccolo video, ma prima vi racconto un pochettino cosa dovete fare. Nel momento in cui noi inseriamo un nome, una frase, non deve essere superiore a 20 caratteri, perché questo è importante, e soprattutto dobbiamo anche cercare quella forma dove che il nostro nome possa avere una giusta linearità all'interno di questa etichetta per renderla sempre leggibile nel miglior modo possibile. Alcune volte ci vengono richieste delle personalizzazioni un po' troppo lunghe o con delle lettere o parole lunghissime attaccate. Per creare un'etichetta corretta, la parte grafica fa in modo che divide queste etichette e magari questi nomi sull'etichetta e magari li mette uno sopra l'altro. Cioè, vi faccio un esempio come Chiara and Made Art. Non si può scrivere sopra e sotto perché non ci andrebbe, avrebbe degli stacchi molto brutti e antistetici da poter vedere, e quindi viene messo Chiara and Made Art, come si vede qui in questa piccola icona. Però andiamo a vedere adesso nel dettaglio come si effettua un ordine per fare le etichette personalizzate. Andiamo sul sito Tessiland, clicchiamo alla voce applicazioni dal menu principale e targhette and made. Successivamente clicchiamo su targhette and made personalizzate sul pulsante. Scegliamo l'articolo che preferiamo. Dopodiché inseriamo il testo per la personalizzazione nell'apposito riquadro, massimo 20 caratteri, e poi clicchiamo su salva personalizzazione. Nella voce dell'evidenziato visualizzeremo il testo tutto della personalizzazione appena memorizzato sul sistema. In questo momento mettiamo le quantità e possiamo o concludere l'ordine oppure procedere con altri acquisti. Come avete visto, pochissimi passaggi, molto semplici, e soprattutto avete la vostra etichetta personalizzata, che è un elemento importantissimo per i vostri progetti. Io, come sempre, questo piccolo tutorial è terminato e vi chiedo, se vi è piaciuto, di mettere un like, di azionare la campanella e soprattutto di iscrivervi al canale e far iscrivere anche le vostre amiche al canale, perché ci sono tante novità ancora da vedere. Io come sempre vi ringrazio e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!